Ciao a tutti, benvenuti o bentornati miei carissimi un po' creativi in questo canale. Sono Vincenza e oggi vorrei aprire con voi un regalino che mi è stato fatto che riguarda l'edicola, una collana di libri Donne straordinarie, scopri le donne che hanno cambiato il mondo. Prima uscita 1,99. Tra le prossime uscite Marie Curie, Maria Montessori, Rita Levi Montalcini e Cleopatra. Se volete sapere qualcosa in più, c'è un sito www.donnestraordinarie.it, edizioni MSE. Alcuni giorni fa avevo fatto questo video, vi metto qui la scheda e giù in descrizione il link, dove mostravo un libro di come si può essere belle utilizzando prodotti naturali. Sotto quel video mi erano stati fatti dei commenti molto carini, che io ringrazio tantissimo chi li ha scritti. Allora ho pensato che magari leggere questo insieme poteva essere simpatico. Allora, vediamo un po'. Appunto, Frida Kahlo. L'artista che dipingeva con l'anima. La storia è ricca di donne eccezionali che hanno realizzato qualcosa di davvero grande e speciale. Ecco la sua storia. La leggeremo così velocemente. È un modo per così per stare insieme. Qui al solito c'è tutta la spiegazione riguardo i fascicoli, in questo caso i libri. Piano dell'opera. Combattive, creative, avventurose, curiose. Questo è molto bene. Poi mi piacciono molto i disegni di questa collezione. Io ho parlato di uno di questi libri, appunto, che sono usciti in edicola ultimamente in questo video nel canale dei piccoli, dove c'erano le favole. Si iniziava con Cappuccetto Rosso. Che bello, sembrano delle pagine anticate. Non so, appunto, sempre se il telefonino rende bene l'idea del colore. Questa è la mia storia. Sicuramente ci sono giorni in cui sei triste, non ti senti bene o le cose non vanno come vorresti, e allora ti ritrovi a domandarti perché sta succedendo proprio a me. Ti capisco, anche io a volte mi sentivo così, però lamentarsi non serve a niente. Quando le cose non vanno per il verso giusto, bisogna cercare di essere ottimisti, di concentrarsi su quello che rende felici e di goderne quanto più possibile. Nel mio caso, ciò che mi rese felice fu la pittura. Mi chiamo Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, ma tutto il mondo mi conosce come Frida Kahlo. Se ti va di ascoltarmi, ti racconterò quello che feci quando tutto sembrava collarmi addosso. Questa è la mia storia. Guardate che bei colori, belle immagini. Sono nata nel 1907 in un bel quartiere di una città del Messico che si chiama Coyoacán, dove ci sono molti parchi, piacevoli vie e belle case dipinte con colori allegri. Quelli della mia famiglia era la casa azul, la casa blu. La mia mamma era malata, perciò non poteva trascorrere molto tempo con lei, ma non tutto andava male. Dalla mia infanzia ricordo il tempo che trascorrevo con mio padre, che era un fotografo. Avevo solo 6 anni quando una malattia interruppe i miei giorni felici. Le mie compagne di scuola ridevano di me e mi chiamavano gamba di legno per il modo che avevo di camminare. Alcuni anni dopo la sfortuna mi prese di nuovo di mira. Una sera, mentre stavo rientrando a casa, l'autobus su quale mi trovavo si scontrò con un tram. Mio padre trascorreva molte ore con me cercando di distrarmi e farmi sorridere. Si sedeva accanto a me, mi leggeva dei libri e curava le mie ferite, però io non sapevo come superare la mia tristezza. Finché un bel giorno mio padre ebbe un'idea che pose fine a quella situazione. Lasciò la mia stanza e ritornò poco dopo con una valigetta che depose sul mio letto. Io sapevo perfettamente che cosa fosse, anche se non mi era mai stato permesso di toccarla. Bene, con questa avrai molto da fare, mettiti al lavoro. È la tua cassetta dei colori, proprio così, adesso è tua. Cominciai facendomi un autoritratto. Passai molto tempo in casa prima di poter riprendere a camminare, però tornai a essere felice. Avevo scoperto la pittura che mi aiutava a dimenticare i miei dolori e a concentrarmi sulle cose buone della vita. Avevo deciso, avrei dedicato la mia vita alla pittura.
Appena mi sentii meglio, raccolsi tutto il mio coraggio e andai a conoscere Diego Rivera, il più famoso pittore del Messico. Mi piantai davanti a lui e gli mostrai i miei quadri per sapere cosa ne pensasse. Mi piacciono moltissimo, hai un grande talento. Ci innamorammo e finimmo per sposarci. Che sono belle queste immagini. Con l'aiuto di Diego Rivera iniziai a mostrare alcune delle mie opere in mostre collettive. A poco la gente cominciò a conoscermi e tutti volevano vedere i miei quadri, finché mi invitarono ad esporre i miei lavori a Parigi. Non ero più soltanto la moglie del famoso Diego Rivera, ero Frida Kahlo, la grande pittrice messicana. Spesso mi ritrassi insieme con animali dai colori variopinti, come questi pappagallini. La pittura mi permetteva anche di esprimere i miei stati d'animo. Feci un altro quadro un po' strano. Ci sono sempre io, ma con il corpo di un cervo trafitto da molte frecce. Che cosa significa questo quadro, Frida? Mi sento come un povero cervo che un cacciatore ha colpito con molte frecce e che non riesce a fuggire, a liberarsi dalle sue sofferenze. Però soprattutto nei miei quadri c'è sempre, sempre il mio paese, il Messico, che è uno dei luoghi più belli del mondo. È un paese pieno di felicità, di colori, di gente e di culture diverse e dove la natura è selvaggia. L'allegria della gente del mio paese mi aiutò a superare le difficoltà. Nella mia terra siamo allegri e ottimisti e amiamo la vita. Per questo in un quadro ho dipinto tante angure e in una di esse ho scritto «Viva la vita». Ecco. Ero sempre più famosa e nel 1953 a Città del Messico, la capitale del mio paese, fu organizzata un'esposizione proprio con i miei quadri. Che emozione! Purtroppo però io ero molto debole e non riuscivo ad alzarmi dal letto, così non avrei potuto godermi il mio grande momento. Il giorno dell'inaugurazione decisi che non potevo permettere che questo accadesse, così mi feci portare con un'ambulanza fino al luogo della mostra, mentre un'impresa di traslochi trasportava il mio letto perché potessi restare sdraiata nella sala. Fu una giornata memorabile. Viva il Messico e viva Frida Kahlo! Mi chiamo Frida Kahlo e questa è la mia storia. Sin da quando ero bambina la mia vita fu segnata dal dolore e dalla sofferenza, ma nonostante questo non mi arresi e cercai di godere in ogni momento delle cose buone. La natura, le persone alle quali volevo bene, la passione per la pittura e il mio bel paese. Appresi ad affrontare con allegria e ottimismo le difficoltà della vita e nella pittura trovai il mezzo per esprimere i miei sentimenti e poter essere felice. Una donna coraggiosissima, qui appunto c'è tutta, questa è Frida Kahlo da ragazzina, questa è da grande, ma la conosciamo tutti con questa espressione, con questa figura, con questa foto. Qui vabbè ci sono tipo dei test per ricordare. Io spero che questo video sia di compagnia, ecco, che vi abbia fatto una compagnia colorata, in questo caso molto più colorata di altre volte. E vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo con me. Alla prossima. Ciao a tutti un po' creativi. Ciao. Scusate il suono della sedia. Ho cambiato sedia ed è un po' di quelle che è chiudibili. E quindi fa ogni tanto un po' di gracchio, se così si può dire. Appunto qui ci sono la solita... Qui al solito c'è... come si dice...